prima di intervenire faccio qualche comunicazione di servizio. Il presidente Raffa ha chiamato, che arriverà con qualche mezz'ora in ritardo. Non scusiamo il presidente dell'associazione dei sindaci Salvatore Mafrici, che il ritardo per cui è cronico è arrivato. Lo portiamo con un applauso. E invece scusate per il ritardo il sindaco di Staiti, che a cui va, la ricordiamo con la nostra solidarietà, la nostra vicinanza, di medico, anche medico ha avuto per anni, però la zona ionica, la branca ionica, salutiamo il sindaco di Staiti, così come tutta quell'area, il sindaco Walter Scevo, che non è presente stasera, si è scusato per il ritardo, anche lui, sono stati veramente messi a dura prova come i cittadini. Io rinnovo il ringraziamento da parte di tutti i sindaci, ai volontari, a tutti coloro che ci sono stati vicini, non sono stati pochi. A me un ringraziamento particolare a tutte le forze dell'ordine. Noi abbiamo attivato il 108 così come tutti. Perché vedete, io personalmente sono stato in contatto con Massimo Mandica già dal luna di sabato, abbiamo lavorato braccio a braccio, gomito a gomito, con i carabinieri, con la finanza, con un po' con tutti, e credetemi, in momenti particolari la vicinanza, il fare squadra è veramente da conforto e da supporto. Quindi un grazie soprattutto a tutti i cittadini che in maniera volontaria ci sono stati vicini. Adesso io passo prima ai ringraziamenti e poi ai saluti. Perché prima ai ringraziamenti e poi ai saluti? I ringraziamenti sono un atto dovuto e sentito da parte nostra, perché questo segna un momento cruciale per Merito e per tutti i paesi dell'area greganica. Quindi vi voglio ringraziare uno ad uno, partendo prima dai miei colleghi sindaci o prima dal singolo cittadino, non fa distinzione, perché noi siamo come voi, siamo uno di voi. Poi voglio ringraziare gli onorevoli, tutti presenti, che ci stanno vicino, da destra a sinistra, senza tifare per una parte o per un'altra. Questa sera si parlerà di ospedali e di salute. E ringrazio chi questa assemblea l'ha organizzata curando ogni minimo dettaglio, il dottore Meduri, Fabiana Pozzugoli, Maria Bruni, tutti gli altri che non cito, però che ringrazio veramente di cuore. Ringrazio tutti i sindaci, Salvatore Matrici, la dottoressa Careri. Insomma, noi abbiamo inteso stasera rendere pubblico e ufficializzare quel gioco di squadra che vede non solo il comune di Merito, ma vede tutta l'area greganica, la Roccaforte, Brancaleone, Montebello, Palizzi, Condofuri, uniti in un comune sentire, senza invidia, senza gelosia. Ognuno di noi è capitano, ognuno di noi è allenatore, ognuno di noi è l'archetta valle. Adesso vi dico quello che è stato il percorso che ci ha portato a questa assemblea. Il primo di giugno parecchi comuni dell'area si sono svolte le elezioni, e sin dal primo momento noi ci siamo accomunati anche da una conoscenza, da una forte amicizia, ci siamo stretti l'un all'altro, andando a cadenzare la priorità delle priorità, che è l'ospedale. Quindi abbiamo iniziato a fare una serie di riunioni, a stilare i primi documenti, fino a quando abbiamo avuto l'opportunità, un minuto per un altro, di andare a incontrare scuola. L'ho fatto io come in rappresentanza dei sindaci dell'area greganica, salutiamo il sindaco Walter Scervo, impegnatissimo in questi momenti, come dicevo in apertura, come gli altri sindaci. Abbiamo fatto squadra e ci siamo recati a Catanzaro con la dottore Moduri, con la dottoressa Bruni e con la dottoressa Crea. A scuola
abbiamo inteso parlare, così gli ho detto: signor commissario, io mi intendo rapportare con lei non da sindaco a commissario, ma da ingegnere a ingegnere, da cittadino a cittadino. E prima di iniziare a parlare di sanità, le chiedo se lei conosce Roccaforte, se c'è mai stato, se lei è stato mai a Staiti, perché prima ancora di iniziare a parlare di ospedale è importante sapere se lei conosce le nostre realtà. Allora, io ho detto che è importante conoscere Roccaforte, perché è arrivare da Roccaforte a Merito in emergenza, un'emergenza che possa essere un parto, un infarto o un trauma, ci si mette un ora un parto, uno che è prudente come me, uno che è spirituato non meno di un'ora. Quindi la invito, ingegnere, a fare una prova, a simulare un'emergenza. Lui ci ha bloccato un attimo, ha bloccato, ha preso una cartina, ha evidenziato Roccaforte, ha evidenziato Staiti, ha evidenziato Montebello, Motta, insomma ha tracciato l'area nostra. Dice, questa l'area che in questo momento rappresentate come sindaco? No, gli ho risposto, io non parlo come sindaco, sto parlando come cittadino di Roccaforte, come cittadino di Staiti e poi anche come sindaco. Allora mi ha fatto una domanda, dice, gli ho detto io, non si discute l'ospedale di Merito. La risposta è stata, ma chi ha mai messo in discussione l'ospedale di Merito? L'ospedale di Merito non verrà toccato, non verrà smobilitato. Allora, incassata la prima certezza, gli abbiamo detto che noi non possiamo essere l'ospedale del pari e dispari. Perché l'ospedale del pari e dispari? Perché l'ho invitato subito a spogliarsi dei panni di ingegnere e a vestirsi dei panni di Medico dei 118. E salire su un'ambulanza simulando ancora una volta un'emergenza per un incidente con più feriti. Poi gli ho detto dovete fare su quell'ambulanza il pari e dispari, pensando se bisogna soccorrere prima il biondo o prima la bionda, prima il vecchio o l'anziano, prima il braccio rotto o la gamba rotta. E dovete essere, ingegnere, anche fortunato, perché chi come noi non riesce a incassare e buttare alle spalle, poi dovesse succedere irreparabile, a rimorsi che si trascinerà a vita oltre a problemi penali con la giustizia. Quindi la doppia ambulanza è questa la priorità di Merito, non deve essere messa in discussione, perché se poi oltre alla distanza pensate che a Reggio nel periodo estivo dal 1 giugno al 30 di agosto per percorrere circa 30 km e veramente inverosimile, lo sapete tutti, la sera con il rientro dal mare verso casa Merito Reggio impraticabile. E poi abbiamo sottolineato le difficoltà delle nostre strade, la particolarità del nostro territorio. Lui mi ha fatto una domanda, ci ha fatto una domanda e mi ha detto la domanda che le faccio pure io da ingegnere a ingegnere. La possibilità che qualcuno vada a migliorare la viabilità stradale concreta qual è? Allora io ho risposto in termini percentuali, gli ho detto che le percentuali di questa viabilità nel nostro territorio in tempi rapidi possa essere migliorata è pari allo zero assoluto. Allora ci siamo capiti, poi abbiamo una volta incassato abbiamo detto che la doppia ambulanza deve essere non questione di giorni ma questione di minuti per noi. Abbiamo detto anche sull'elisoccorso, sulla vista dell'elisoccorso, e abbiamo reclamato come terza cosa per il tramite del dottore Minetto, nello specifico il binario di chirurgia. Come ultima cosa io ho posto all'attenzione del collega ingegnere Scura, il quale mi ha risposto stavolta non da ingegnere a ingegnere, da sindaco a sindaco, parlando del punto nascita, mi ha detto che Piombino non ha chiuso con 420 nascite. Allora abbiamo spinto un po' sull'acceleratore dicendo che noi come territorio
io in quel momento rappresentavo e ne sono onorato, mi hanno onorato, parlavo per delega di tutti i sindaci dell'area greganica, facciamo 50.000 persone, rappresentiamo. Quindi quello che oggi stiamo facendo ha un peso non di poco conto. Gli ho chiesto a Scura che 50.000 persone fanno 450 parti di media, però non è così, perché noi siamo un pochino oltre la media. La media che tra poco vi do, perché nel nostro territorio, che si basa prevalentemente sull'agricoltura, sul reddito agricoltura, ci stanno parecchi extracomunitari che dopo anni di sacrificio stanno capitalizzando quello che stanno facendo, ovvero stanno concretizzando il ricongiungimento familiare, e quindi i parti da extracomunitari aumentano. Vi vedo io i numeri, perché a merito il punto nascita deve essere riaperto, può essere riaperto. Parliamo di merito, però anche gli altri dati non li abbiamo nel complesso, nei dettagli, però merito nel 2014 salutiamo il senatore Caridi, l'onorevole Canizzaro, merito nel 2014 ha registrato 84 nascite, di cui 7 extracomunitari e 4 comunitari. Nel 2015 siamo a 75. Facciamolo quel conto che io spesso faccio alla femminina: 10.000 siamo su 10.000, 11.084 parti. 84, nel 2014, nel 2015 siamo a 77, Montebello siamo a 47 sindaco, giusto? Questo è il dato che mi avete dato nel 2014, quindi siamo Montebello merito 120, quindi l'area va oltre i 450 parti, ma l'ospedale di merito non ha attratto solo parti del territorio dell'area meccanica, attrae anche parti di Gente di Reggio, di Praia Leone. Quindi diciamo e lo diciamo con convinzione che il merito può riaprire e debba riaprire, perché al di là dell'intera che è stata fatta, dove viene riconosciuto con Istena, Lorri e Reggio, Reggio, così come sembra, chiuderà la convenzione con Villa Aurora. Villa Aurora, senza fare un torto a nessuno, lo diciamo, è stata quella che ha causato la chiusura del punto nascita di merito. Senza vera polemica, sappiamo tutti che il dottor Quattuccio in pensione prestava lavorativa a Villa Aurora, quindi ha attratto, questo lo abbiamo detto a Scura, fidelizzando la serie di clienti, li ha portati a Villa Aurora e a merito i parchi sono un po' scemati. Quindi, e questo è stato il motivo per cui merito non ha raggiunto quel numero 500. Allora, crediamo e siamo convinti che merito ai numeri per poter riaprire, e lo chiediamo. Io ero convinto, ma dopo aver sentito in una delle prime riunioni, senza fare un torto agli altri sindaci, il modo con cui sviluppava il ragionamento il sindaco di Montebello, mi sono convinto che merito deve riaprire e non può non riaprire come punto nascita. E poi siamo andati un po' avanti, non è che una volta incontrato Scura a Catanzaro abbiamo strappato la promessa, era il venerdì, che il giovedì sarebbe venuto a merito, il giovedì è venuto prima a Reggio, ci siamo incontrati a Reggio nella sede del comune di Reggio, qualcuno ci ha rimproverato la presenza, per noi come sindaci dell'area organica eravamo quasi al top, diciamo che eravamo la delegazione più presente. Io ho ripetuto nel mio intervento un po' quello che ci eravamo detti con Scura a Catanzaro, sapevamo che veniva a merito, l'abbiamo chiesto, ce l'aveva promesso, è venuto a merito, non ci ha incantato, ma non ci ha neanche ingannato. Noi riteniamo che Scura sia una persona seria e diamo credibilità a Scura, è il nostro interlocutore. Con lui abbiamo inteso aprire questo dialogo, questo confronto, e lo porteremo avanti. Dopo la presenza di Scura, non è che ci siamo levati le mani o ci siamo dimenticati che bisogna sempre tenere alta l'attenzione. L'attenzione che noi abbiamo posto si è per una parte concretizzata il 3 di novembre. Il 3 di novembre noi
stata fatta una delibera, all'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. L'ospedale di Merito è stato attenzionato nel piano triennale 2015-2017 con due interventi, uno nel 2016, oppure con quattro interventi, due nel 2016, nella fattispecie per la messa in sicurezza. Nel 2016 sono stati stanziati 5.750.000 euro nel 2016 e 4.250.000 nel 2017, la somma è 10 milioni di euro. Poi abbiamo un secondo intervento per il risparmio energetico e energie rinnovabili con un importo di 1.300.000 nel 2016 e 1.075.000 nel 2017. Qualcuno dirà è carta, è poca cosa. Per noi non è poca cosa. La prima cosa che abbiamo fatto come amministratori è un impegno che si concretizza con un atto deliberativo. La delibera c'è, le somme ci sono, dobbiamo solo vigilare e noi lo faremo con un comune sentire, lo faremo tutti assieme, lo farà uno per delega degli altri sindaci. Non molleremo questa presa. Dopodiché abbiamo continuato le nostre riunioni che ci hanno portato a stilare un documento che io tra poco vi leggerò, che per noi, insomma, è come, per me che posso la mettere di ala come tecnico, è un po' come le fondamenta della nostra idea progettuale. Adesso io vi leggo questa idea progettuale, questo documento che abbiamo partecipato senza escludere nessuno, invitando le associazioni, i sindacati, i medici di categoria, un po' tutti, chi ha voluto contribuire e dare forza e idea a questo progetto, non è stato escluso dal nostro tavolo, tavolo che non vedrà mai porte o finestre chiuse, a chi che sia. Il documento è questo. Il commissario della sanità regionale Calabria ha decretato la riorganizzazione della rete ospedaliera, emergenza urgenza territorio, decreto 9. Il presidio ospedaliero è stato classificato come ospedale di base o generale, dotato di unità reparti che complessivamente comprendono 110 più 10 posti. Dai ripetuti incontri con i sindaci dell'area greganica sono emerse delle priorità che vanno attuate per poter garantire i livelli e garantire delle varie idee ai livelli essenziali assistenziali e l'offerta delle prestazioni sanitarie, ospedaliere e territoriali come di seguito indicato. Ospedale. Si richiede urgentemente la copertura dei posti di direttore di struttura complessa e disciplinare. In ordine di priorità quello di chirurgia generale. Ricordo che scura quando è venuto a Merito per questa richiesta, sul mio sollecito ha detto che questa ormai è cosa che possiamo dare per fatta. Speriamo che a breve sia un atto concreto. Noi lo speriamo e lo crediamo. Il reintegro delle piante organiche dei dirigenti medici, infermieristiche, operatori sociosanitari è un'altra priorità. Terzo punto è completare il trasferimento e il recupero e riabilitazione funzionale, 40 posti di Scilla a Merito. Installare l'apparecchio di radiologia telecomandato già acquistato, questa è un'altra priorità. Dotare la struttura complessa di radiologia di risonanza magnetica si rende necessaria per ridurre i tempi di attesa per l'esecuzione dell'esame stesso, esame diagnostico essenziale e imprescindibile per fare diagnosi di certezza. Sesto punto è il potenziamento tecnologico strumentale dei poli ambulatori in atto attivati. Al settimo, reinserire nel decreto 9 pediatria, cardiologia, dermatologia, oncologia, area medica, oculistica, otorinolaringologia, odontostomologia, area chirurgica, anatomia patologica, laboratorio analisi ovvia al pronto soccorso. All'ottavo punto, la riattivazione del punto nascite, tenendo conto che la nostra area ha un bacino di utenza di circa 50.000 abitanti e da un aumento delle nascite dovuto alla numerosa presenza di extracomunitari e comunitari,
Questo è un dato che aggiorneremo e porteremo già all'incontro di domani sera, quindi un invito ai sindaci che non hanno ancora dato questi dati cortesemente. Al nono punto abbiamo l'aggiornamento tecnologico strumentale delle attrezzature in dotazione. Al decimo punto l'integrazione funzionale con l'azienda ospedaliera di Reggio Calabria e l'attivazione di un protocollo di intesa raggiunto con l'azienda ospedaliera di Reggio stesso sui poliambulatori specialistici in atto non presenti in ospedale. L'undicesimo punto, questo va incasellato, prendete conto che questo documento è stato stilato e siglato giorno 1 novembre, noi il 3 novembre abbiamo avuto la delibera. Abbiamo chiesto anche al recupero del finanziamento di 10 milioni di euro per la messa in sicurezza ospedaliera, cosa che ci è stato ribadito perché il decreto è del 2007-2013 e del 2015-2017. Quindi sulla scorta di questi 11 punti che abbiamo richiesto, diciamo che quindi è necessario e improcrastinabile riferimento ai programmi operativi e dei tavoli tecnici regionali di controllo che mirano a riformare i LEA nel territorio regionale e quindi nell'area cricanica, elevare l'offerta delle prestazioni sanitarie e ospedaliere per far fronte alla notevole domanda di sanità che arriva dalla nostra utenza e non solo. Quindi aggiornamento tecnologico strumentale, la nomina dei direttori di struttura complessa, primo fra tutti quello di chirurgia generale, il ruolo a rapporto esclusivo e a tempo pieno, e che abbiano una consolidata esperienza e numerosa casistica nell'uso di tecniche che prevedono percorsi adeguati alle più moderne tecniche chirurgiche, mediche e diagnostiche. Il tutto si rende necessario fondamentale per colmare da subito il gap tecnico-professionale accumulato in questo decennio. Aggiornamento professionale medico-infermieristico, aree emergenze e urgenze del territorio e quindi sotto quest'altra ala dell'emergenza chiediamo come prima cosa l'attivazione della seconda petta o seconda ambulanza per il territorio dell'area cricanica. Scura ci ha detto che la possiamo fare per cosa parla. Questo si rende necessario visto la particolare orografia del nostro territorio che si presenta prevalentemente a spromontane e la precarietà della rete stradale. Questo è la riprova di quello che abbiamo visto. Io sono stato un po' Palizia, Pietropennata, Staiti, credetemi è veramente desolante. Per questo ribadisco la vicinanza ai colleghi sindaci perché non è facile operare in un territorio che credetemi è devastato da cima a fondo. Merito rispetto a quello che hanno avuto i comuni di Palizzi, Brancaleone, può dire che non ha avuto nulla. Il rapporto è 1 a 1 milione, quindi un forte abbraccio, totale solidarietà ai colleghi sindaci e a tutti i cittadini di questo territorio da parte di tutta l'Etica. Dicevo che la precarietà della rete stradale, in special modo quello dell'entroterra e rete rurale, con notevoli difficoltà alla viabilità e dilatazione dei normali tempi di percorrenza. In atto il territorio è coperto da una sola ambulanza medicalizzata che risulta essere sufficiente in particolare modo per la tempestività di intervento in caso di seconda chiamata. Supera di molti i tempi di intervento previsti dal decreto Scura. E questo il collega, ingegnere Scura, lo sa bene, l'ha annotato a carattere dubitario. La seconda cosa è, abbiamo chiesto che sarebbe opportuno dotare l'ospedale di un'area nel nostro territorio di un'enorme superficie. Io ho detto a Scura che il tempo per realizzarla è pari allo schiocco di dita. Il costo per fare una piattaforma non serve altro, senatore, onorevole, cari sindaci, per fare una, cari concittadini, per fare una pista di soccorso le somme sono irrisorie. Basta fare una gettata di cemento di 20 centimetri e mettere su un po' di asfalto. Quindi, ma di che cosa parliamo? Di nulla. La tempistica, forse meno del tempo che ci si impiega a fumare una sigaretta. Quindi merito alla superficie
non vedo perché da 20 anni, e non capisco e non ci possiamo fare né come sindaci né come cittadini una ragione perché questa pista di soccorso non chiediamo un elicottero a merito come qualcuno ha frainteso, noi chiediamo la pista e la chiediamo perché è la sola area, dice il documento, dell'Aspi 5 sguarnita. Il trasporto dei pazienti critici in ambulanza presso gli altri ospedali è spesso complesso e difficoltoso. Noi a settembre abbiamo registrato all'ospedale di Merito il decesso di una paziente al porto di Saline mentre stava transitando dall'ambulanza alle di soccorso. Questo è qualcosa di cui tutti, nessuno escluso, ci dobbiamo vergognare. Dal senatore al cittadino, dall'onorevole alla maresciallo dei carabinieri, abbiamo tutti delle corresponsabilità con percentuali diverse, ma nessuno si può sentire esentato da queste responsabilità, considerato anche la distanza che ci vede dalle altre strutture ospedaliere, Polistri, da Locri, Vico, Catanzaro, Cosenza, la Sicilia stessa. Quindi chiediamo la riorganizzazione della medicina generale con l'istituzione delle APT, aggregazioni funzionali territoriali, dell'UCCP, unità complessa delle cure primarie, l'attivazione dell'ADI, la telematica radiale, la telemedicina, la dialisi, fiori all'occhiello di vento. La psichiatria con porti letto consentirà di integrare il nostro territorio con la rete ospedaliera e con o aziende ospedaliere. Pensate che noi, il TSO, li facciamo a Pippo, a Cosenza, con grosso dispendio di energie, perché fare un TSO con un trasferimento fuori regione o fuori provincia non è una cosa semplice. Questo spesso ci vede coinvolti come sindaci e ci vede anche un po' scadentiti. Chiediamo anche nel documento la riattivazione del distretto sanitario di Sinan, pertanto per rendere uniforme anche l'offerta delle prestazioni, conclude il nostro documento, delle prestazioni sanitarie dei distretti di zona, sarebbe opportuno dotare la nostra area di un distretto così come, loro, come lo sono i territori della Locride, primo distretto, della Terra di Gioia Tavola, altro distretto, la città di Reggio Calabria con 2 distretti. Quindi non capiamo e non ce ne possiamo fare, non ce ne faremo mai una ragione perché l'area retricanica non ha il suo distretto. L'assetto dipartimentale interdipartimentale, la riorganizzazione in virtù dei nuovi dettagli delle reti scura per elevare e portare in lea in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità. Abbiamo aggiunto su richiesta del sindaco Mimmo Penna, il sindaco di Roccaforte, il recupero della struttura di proprietà dell'ASP sita in Roccaforte, da adibire a struttura di continuità, ovvero ex Guardia Medica. Noi, questo è il documento che abbiamo firmato, un documento che può essere anche diciamo integrato, corretto in parte. Alla fine, con questo documento, noi come progetto lo chiediamo con la forza dei numeri, lo chiediamo per quello che rappresentiamo come area meccanica estesa, coinvolgiamo, parliamo anche, e ringrazio tutti i 13 sindaci, anche quelli che purtroppo non sono qua per ovvi motivi, il sindaco di San Roberto, parliamo non solo di area greganica limitata ai 9 comuni, c'è Morta con noi, c'è Brancaleone, e lo vediamo a pieno titolo, siamo 50.000 come utenti dell'area greganica ai 9 comuni, se pensiamo a Morta, a Brancaleone, facciamo circa 75.000. Quindi chiediamo l'attenzione a tutti quanti che ci meritiamo e chiediamo il rispetto che ci è dovuto. Stasera non abbiamo inteso fare passerelle, non abbiamo inteso coniare alcun slogan, non vogliamo nessuna coppa, nessuna medaglia, non rincorriamo nessun applauso, ma stasera, e lo diciamo a gran voce, siamo tutti pronti e pronti a parlare una sola lingua,
con garbo, con educazione, ma con forza, con la forza e con l'orgoglio necessario per ribadire che questa fetta d'Italia, questa fetta di Calabria, deve e è pronta a riscoprire quella dignità e quell'orgoglio che ha visto mortificato per anni, e è pronta a reclamare quei servizi che ci sono dovuti. Noi per questo abbiamo preferito il dialogo, il confronto, la trattativa. Abbiamo proposto questa idea, ma se necessario siamo pronti e tutti assieme. Quando dico tutti assieme non parlo dei 13 sindaci, dei consiglieri provinciali, tutti assieme, noi e voi, perché non siamo uno di voi, siamo come voi, siamo pronti a fare anche quelle proteste che servono, quelle battaglie, quelle lotte, e nessuno di noi si tirerà indietro. Noi, orgogliosi di questa fascia, la porteremo tutti assieme, tutte e 13, al prefetto, e siamo pronti a rimettere il nostro mandato per garantire il diritto alla salute di tutti i cittadini. Grazie.